Buongiorno e bentornati sul mio canale Nova Electric Studios. Oggi apro una nuova sessione di video che sarà riguardante le orchidee, vari tipi di orchidee e le varie tecniche di coltivazione. Allora, siccome necessito di sistemare questa orchidea qua, una Phalaenopsis, che diciamo non è ridotta molto bene, è già da un paio di anni così fermo, vediamo se riesco a sistemarla e farla riprendere. Per questa esigenza oggi parleremo solo di questa. Prossimamente inizierò a fare gli altri video più specifici. Allora, siccome mi manca un vaso, me lo sono procurato io facendo dei fori su un fondo di bottiglia. Questa orchidea qui è un'orchidea che ho già da parecchi anni e ha sofferto marciumi, colpi di sole e quindi diciamo che essendo ancora viva si può ancora sperare in qualcosa, dai. Vedo che in un punto si sta muovendo qualcosa, non so se si vede qua. Qui sotto, vediamo se si riesce a vedere, c'è un puntino nero che si sta sviluppando, non riesce a mettere a fuoco, vabbè, qua comunque si vede un po' in controluce, c'è un puntino bianco lì, quella lì è una nuova radice che sta venendo fuori in teoria. Allora, sì, come possiamo, allora questa è la nostra orchidea, ci prendiamo un foglio di carta per evitare di sporcare troppo in giro e posizioniamo il nostro vaso sopra. Poi andremo a riempirlo, così si vede meglio, andremo a riempirlo con la corteccia, il bark come viene chiamato. Qui forse abbiamo un nuovo germoglio, un paio di nuovi germogli stanno nascendo, ma noi non ci preoccupiamo. Noi andiamo a cercare di posizionare l'orchidea in maniera più stabile possibile. Siccome adesso momentaneamente non ho del filo, noi dovremo tenerla ferma e aggiungere la corteccia. Distribuiamo in maniera da tenerla abbastanza fissa. Non schiacciamo, ma non troppo, in modo per evitare di rovinare le radici che ci sono e che stanno crescendo. Quindi non preoccupatevi se della polverina finisce negli interstizi, negli spazi tra le foglie, perché basta un leggero soffio per mandarla via. Quindi continuiamo ad aggiungere. Un paio di colpetti per rendere tutto più stabile, appena appena. Questo è il risultato. Il vaso è un fondo di bottiglia tagliata e forata sia lì che sotto, come vedete. Sono state forate per permettere il passaggio dell'aria e dell'acqua. Poi questa è la nostra orchidea, messa così da molti anni, diciamo che è stata brava a resistere e quindi questo ci fa dire che potrebbe farcela. Mi ricordo questa qua faceva i fiori bianchi. Allora, ho molte specie, quindi che vi parlerò in un prossimo video. Se avete domande, scrivetemi nei com dei commenti sotto. Ricordatevi se di iscrivervi e di mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto e vi è sembrato utile.
Questa qui, quindi, è la nostra orchidea che vi Phalaenopsis, quelle classiche, Phalaenopsis, non è una mini, ma è una di quelle classiche che, con tutti i problemi che ha avuto, ha rimpicciolito le foglie, questi sono i risultati, ma vi assicuro che è una di quelle grandi. Quindi ci vediamo qua, ci salutiamo e vi terrò aggiornati sugli sviluppi dell'orchidea, sulle nuove radici che farà e sulla nuova vegetazione. Questa qua è nuova ed è ferma così da un po'. Ci salutiamo, spero questo video vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!